Dico, manco regalato. Invece mi sono scaricato cosetto in 4K, Justice League. Però in versione originale, non l'ho scaricato in italiano. Che poi lo sai che ho scoperto? Praticamente, se tu vai su Netflix, su Prime Video, se tu ti guardi dei film o delle serie con l'audio in italiano, perdi l'atmos. Se ti guardi invece con l'audio originale, ti entra l'atmos. Me ne accorgo dalla soundbar. Ed è una puttanata, scusa. Infatti io me ne sono accorto, ma io non guardo mai in italiano. Però me ne sono accorto l'altro giorno. E appunto, ma io infatti l'ho sempre visto in Dolby Atmos perché non me lo guardo in italiano. Non lo puoi vedere l'Atmos collegato al televisore. Devi. Sì, ma per essere effettivamente Atmos deve avere delle casse apposite. Lui ti dice il televisore che si è attivato. Tant'è che io quando lo attivo. No, non sento niente. Tant'è che quando io attivo l'audio, diciamo originale, cioè passo dall'italiano all'originale, mi dice Atmos tipo attivato in alto a destra. Mi fa vedere l'iconcina. Però solo perché ho la soundbar attaccata. No, non mi si attiverebbe. No, io non ne ho trovata una ancora. Ma io infatti non me ne ero accorto fino a quando non ho guardato un film in italiano l'altro giorno con Vale. E mi diceva, ma come è possibile che cambia così tanto il sonoro? Cambiava perché c'era sta differenza. No, ma per dire, se tu ti compri quelle cuffie, le Bang Olufsen, se non te le guardi in inglese non ti funzionano con l'Atmos. Jacob, ho raggiunto l'impianto solare. Entra. Cosa vedi all'interno? No, un attimo, mi Delle specie di impazzo. scintille elettriche che volano ovunque. Vuol dire che ti stai avvicinando? Non te l'ho detto? Questa mutazione è folgorante. Che Mutazione stupisce o perché folgora? folgorante. Ti folgora, sì, ti folgora. Ascolta, so che te la sei cavata molto bene, signora Mann. Questo pezzo di me è adesso tutt'altro livello. Anch'io lo sono, ormai. Merdaccia c'è in queste casse. Qua c'è il checkpoint. Gioco ha dei momenti belli graficamente, altri fanno pena. Ma tu ti ricordi quando l'hanno presentato? Sembrava bello graficamente, cioè una cosa eccezionale. Ma non così. Chi è questo?
Questo gli dobbiamo fare il culo. Maledetta. La tempesta di fulmini del cazzo. Oh. Di qua, di qua, di qua. Minchia, mi ha spaccato all'indietro. Via, via. Aspettate, vediamo se riesco. Via. Via, 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 via. No, sono a terra. Vai, vai, ti alzo io. No, non riusciamo in alcun modo. Mi ha distrutto. Però io vi vedo vestiti. Vi vedo vestiti. Ma questo lo dobbiamo bloccare quando si carica in quel modo. Saltiamolo, va. Successo.
Minchia. Scappa, scappa, scappa. Qui ci sono i proiettili ai lati, eh. Via, 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 via. Dai, dai. È morto, è morto, è morto. Minchia, mi ho dovuto salvare il culo. Balerdi. E così, Outrider, hai ucciso la tua prima persona. Noi mutazioni non moriamo così facilmente. Seth? Vieni. Eccolo là, il balordo. Hanno chiesto il tuo aiuto per combattere la mutazione. Perché non l'hai fatto? Quella patetica mostruosità era solo una distrazione. C'è della gente che muore per colpa sua, senza quella linea di rifornimento. Moriranno tutti. Quelle deboli creature si ammazzano a vicenda per degli avanzi. Stai sprecando i tuoi doni, dando loro aiuto, cercando di vincere questa inutile guerra senza fine. L'avrai capito ormai. Tu non sei più come loro. E quindi? Dovrei mettermi a giocare a fare Dio come fai tu. Io non sto giocando. Ma tu sei qualcosa di più. Mutazione e Outrider. L'ultimo Outrider. Fa ciò per cui ti hanno mandato. Va oltre la frontiera. Questa gente ha bisogno di divinità. Solo chi è come te potrà guidarmi verso il futuro. Lo chiamano Moloch. Io combatto un'altra guerra, nulla a che fare con questo squallore. La mia guerra è contro il peggiore di noi. Una mutazione potente.
ci distruggerà tutti, a meno che io non riesca a ucciderlo. Ma questa non è la tua guerra. Tu diventerai un pastore. Dovrai aiutarli a sfuggire al massacro, Outrider. Cioè, praticamente questi sono dei modificati in maniera totale. Lui è un modificato a metà. No, ma non è come gli altri. Non vedi che sono brutti e dei mostri? Shira è fatta. La linea di rifornimento è sgombra. Infatti lui gli ha detto che deve diventare il pastore degli umani, in pratica. Loro stanno facendo un'altra guerra. Outrider, hai fatto ciò che 100 uomini non sono riusciti a fare. Non ringraziarmi, devi ancora vincere la guerra. Non c'è una cassa. Non stia vincendo questa maledetta guerra, ma c'è qualcosa di più importante che potresti riuscire a fare. Vieni nel mio bunker. Vediamo cosa mi ha dato. Nuovi livelli di encomi, ricompense, continua. Perché? Ah, finalmente un giacchettino. Perché non trovo delle pistole decenti? Qua stavo guardando. Ma io ho la coppia di pistole. Che mi piacerebbe anche, però fanno cagare. Ci spostiamo. Dobbiamo tornare alla città. Sì. Ma le armi non si possono modificare, vero? Cioè le droppi e basta. Ma che bella. 2 ore per caricare. Andiamo a giocare a Sea of Thieves. Se vedi Gutman, dille che non pagherò nessuna dannata tariffa. Dammi qualcosa di decente. È bello rivederti. Sarai felice di sapere che i si cagano ancora. Sì. 2648.
Sì, ma ho l'impressione che non convenga buttarli qua. Comunque. Il capitano Reiner è morto. Sì, e tanti saluti. Quando ci siete, io sono qua. Ma cazzo fa arrivare il livello 2 della pistola? Ah no, è vero, pure io. Io ho ancora la pistola originale. Ma non ho capito. Ma non ho capito perché. Niente, ma non mi sembra si possano modificare gli equip qua dal menu principale dell'inventario. Quindi se c'è una cosa che sicuramente verrà dopo. Hai delle ricompense da reclamare, aspetta. Reclama ricompensa e reclama ricompensa. Vediamo un attimo se ho reclamato effettivamente la ricompensa. Eccole qua. Io sono davanti alla porta della missione. Alla porta della missione, per andare avanti. Stiamo aspettando il torni Gina. E premi in su così ti fa vedere dov'è la missione. Ma questa è tipo una carabina. Che cazzo è? Sì, si possono rigiocare tutte le missioni.
Per dire, la vuoi rifare con gli amici, pigli e te la rigiochi, oppure vuoi aumentare il livello di difficoltà? Noi per ora siamo al mondo 5, infatti ho sbloccato... Qua continua a salire, perché dopo c'è... Praticamente ci sono 15 livelli del mondo. E più aumenti, più diventa, vabbè, difficile. Arrivantano lì. No, non ho comprato nulla, li ho droppati. Dai. Li ho droppati, non ho comprato nulla come equip. Non ti credo, mi spiace. Ehi, ciao. Jacob? Gira? Il segnale nella foresta. Te lo ricordi? Sì, come se fosse ieri. Hai ancora la sua frequenza, vero? Dici questa frequenza? Cazzo. Hai forse anche i numeri vincenti dell'otto tatuati su una chiappa? Continui a dubitare di No, me? è che odio quando sfodere il tuo, te l'avevo detto. Quel segnale è ancora attivo con un eco in lontananza. Ah. È digitale, il che significa che deve provenire da un luogo che non presenta l'anomalia. Il problema è che non siamo mai riusciti a localizzarne la fonte, poiché non conoscevamo la frequenza. Questo prima che arrivassi tu. Ascoltami molto attentamente e devi portare questi numeri al dottor Abram Zaidi. È uno degli ultimi scienziati. Stronzate. Si trova in territorio nemico da settimane ormai. Oh. Scommetto 5 razioni che Zaidi è morto. Non possiamo saperlo. Tu. Io ti ho già vista, eri nel laboratorio. Mi hai svegliato dal criosonno. La vita è piena di sorprese. Ti presento Jane, una tiratrice provetta. È quasi morta per salvargli la vita. Ti farà da guida. Aspetta, Shira. Quando siamo atterrati qui, quel segnale era già attivo. Ti sei per caso fatta un'idea di chi o cosa lo stia inviando? Da retta a me, è meglio non farti troppe domande. Qualunque cosa sia, non vuole essere trovata. E chiunque cerchi quel dannato segnale finisce ammazzato. Ma è l'unica opportunità che abbiamo. E se qualcuno può farcela, quel qualcuno siete voi. Shira ragiona. Jacob! È un ordine. È un ordine. Non volevo abbandonarti al laboratorio. Nessun problema. Ma non ho avuto scelta. Avrei fatto lo stesso. Ho ancora speranze per McCain. Il figlio di puttana è duro a morire. Tieni premuto per fare visita a Shira. Che si può fare se facciamo visita? Qui c'è... Ah, c'è una missione se... C'è una missione secondaria, aspettate. C'è una missione secondaria qua. Ci sono delle cose da leggere. Niente, Gina, dobbiamo andare a recuperare un tizio. Spargete la voce. Chiunque trovi McCain avrà una settimana di congedo dal fronte. Allora, Due, se ancora vivo. sì, qui c'è una missione secondaria comunque, ora ce la facciamo, visto che c'è. Con te? Con chi? Dobbiamo andare a recuperare un tizio per la missione primaria. Sta missione, sta mappa fa cagare al cazzo, non si capisce niente. Spargete la voce. Chiunque trovi McCain avrà una settimana di congedo dal fronte. Due, se ancora vivo. Vabbè, se Brian si muove facciamo sta missione. Lo vedete anche voi quel libro evidenziato? Allora, Jacob, cosa credi che sia il segnale? Aspetta che Non ne lo ho vado a idea. prendere. È un Una libro giallo stronzata perché evidenziato. non cerca Forse aiuto, lo... si è andato a puttane e vuole me lo farsi sono esperto. perso. L'avete Ha preso voi, fatto lo fuggire la evidenzia. nostra missione. Vieni Le anche là visite quando al puoi museo sono cominciare. gratuite. Ah, Basta che non Dama. rubi niente. Eccola qua, Dama Bouvier. Devi Bouvier. studiare. Wow. Non si tocca. Ah, si parla con questa qua.
Un vinile dei Beastie Boys. Ora sto salendo. Questi qui erano rari persino sulla Terra. Tu come fai a saperlo? Beh, una lunga parlate storia. Con una collezionista. Parlate con questa tizia, quella col libro, con l'iconcina del libro. Come ci è arrivata? Sì, giù. Quando lasciamo la Terra, avevamo soltanto una scatola con le nostre cose. Ora questa spazzatura non suscita più interesse, tranne che a me. Sulla mappa. Questa è la nostra storia. La storia di ciò che eravamo. Non c'è un libricino giallo dorato? Cose perse. Il mio piccolo. È un chioschetto con una tizia. Che è sempre in cerca di donazioni. Una penna. C'è ancora inchiostro? Ma come? Come ho detto, è una lunga storia. Beh, grazie. Senza ricordi del passato, il futuro ha poco senso. Se dovessi trovare qualsiasi cosa della vecchia terra, c'è una casa che l'aspetta. Terrò gli occhi aperti. E qualcosa sui collezionabili, robaccia. Non smettere di cercare manufatti per... Io sono troppo... Vabbè, risalgo sopra, ci vediamo sopra. Sì. Quando volete, partiamo con questa missione. Ho ancora speranze per McCain. Il figlio di puttana è duro a morire. Sì, perché è lei a cui devi portare eventualmente le cose che trovi. Lo so che hai molte domande da fare, ma... Ma mi ha fatto entrare senza fare la solita votazione. Hai deciso tu di lasciarmi dormire qualche anno di troppo. Ce la farai a trovare il tempo. Com'è cominciato tutto? Perché combattevate? Quando si è scatenata l'anomalia, la colonizzazione era appena iniziata. Devi parlare con la tizia. C'era ancora più di mezzo milione di persone. Ah, come cazzo si chiama sta qua, il capo? Ma sapevamo già che non c'era cibo a sufficienza. Una fazione avrebbe voluto semplicemente staccare la corrente e farli morire nel sì, dovevamo prima. Risparmiare le risorse. Gli altri invece avrebbero preferito lasciarli vivere. Credo di sapere da che parte stessi. Io ho sbagliato. Volevamo distribuire equamente ciò che avevamo. Ma il risultato è stata la guerra. I tuoi nemici, che cosa vogliono? Che cosa desideriamo tutti noi? Risorse vitali. Ma non le abbiamo. Vogliono più cibo, acqua, qualsiasi cosa. Non smetteranno fino a quando non ci avranno preso tutto. Vogliono distruggerci. Quindi è necessario che sia io a eliminarli prima. Cosa sono adesso? Una mutazione? Aiutami a capire. Che cosa vuoi sapere? Quante ce ne sono? Il numero di coloro che hanno subito mutazioni di piccola entità è molto alto. Ma quelli davvero potenti sono una manciata. Comunque troppi per i miei gusti. E i soldati li venerano come se fossero divinità. E le altre mutazioni? Per chi combattono? Per chi gli pare a loro. Pensi che qualcuno possa controllarli? Quelli che lottano insieme a noi almeno sembra che lo facciano per una causa. Hanno ancora un'ombra di umanità. Se consideriamo gli altri, non sono nient'altro che delle belve, delle macchine mortali. Non è rimasto più nulla di umano. A me non capiterà. Spero che tu abbia ragione.
Io la sto guardando. È davvero assurda. Ti ho vista mentre scattavi questa foto soltanto poche ore fa. Invece è passata una vita. La ragazza che hai conosciuto quei giorni ormai non esiste più. Quella ragazza non sarebbe sopravvissuta. Ecco, tieni. Ora non mi serve più. Vediamo. Manchi da troppo tempo per poter capire in che cazzo di casino ci troviamo. Quelli di noi rimasti non superano i 50-60.000, mentre dall'altra parte sono molti di più. E presto non rimarrà nessuno a combatterli. L'ultimo attacco dei ribelli è stato solo un diversivo. Hanno scavato delle gallerie e piazzato esplosivi proprio sotto di noi. Hanno ridotto a pezzi la nostra prima linea. Sì, ho notato. Il numero delle vittime è incalcolabile. C'era anche uno dei miei uomini migliori, il tenente McCain. Abbiamo ricevuto un messaggio. Sembra intrappolato tra le macerie, ma è ancora vivo. Non posso più mettere a rischio altri uomini. Ho bisogno di te per poterlo salvare. Ecco la missioncina. È il minimo che possa fare. Ok, presa. Voglio essere informata quando i gruppi di ricerca avranno scoperto McCain. Sì, aspetta che la traccio. Voglio essere informata quando i gruppi di ricerca avranno scoperto qualcosa su McCain. Ok. Quando volete voglio possiamo andare. Voglio essere informata quando i gruppi di ricerca avranno scoperto qualcosa su McCain. Voglio essere informata quando i gruppi di ricerca avranno scoperto qualcosa su McCain. Se McCain è ancora vivo, devo trovarlo. Luogotenente è Gran Maresciallo Gutmann. McCain è un abile soldato e un leader di comprovata affidabilità. Accetta, certo. Andiamo a farla subito. Sembra di parlare con Butero alcune volte. Cos'è sta stella qua? C'è un tizio con la stella, l'avete visto? Jacob. Sempre meglio. Parlateci. Cos'è successo agli altri? Ah, il tizio è sempre. È quello la vecchia. Beh, tu eri in prima fila quando è andato tutto a puttane. Sono morti quasi tutti il primo giorno. I pochi rimasti hanno fatto quello per cui eravamo venuti qui. Hanno esplorato. Chi pensi che sia morto cercando di capire come levarsi da sto posto? Perché sei l'unico Outrider vivo? Perché sei l'unico Secondo Outrider? Secondo te l'avrai esplorato questo dannato pianeta dopo quello che abbiamo visto? Col cazzo! Fanculo il distintivo! Diventare un Outrider non mi interessava poi molto. Ah, questo ti sposta di città in città. Geniale. No, aspetta, non ci possiamo spostare. Dobbiamo fare prima la missione secondaria. Io pure. No, non ti spostare, Brian, che dobbiamo farci le missioni qua prima. Ma allora sei Negrom. Ma cazzo sei? Di qua, vieni.
Senti, Brian, ma hai mai pensato di andare a giocare a The Division 2 con Butero? Sì, bravo. Tra l'altro è, diciamo, relativamente lento nonostante ci sia l'SSD. Devo fare il mio bel PC con la mia 3060 o 3070, non lo so, devo decidere. No, a sto punto è una 39. Una volta che faccio 3080, faccio 3090. O spendi. Una volta che spendi, minchia, ti spacchi. Ci siete, Shaq? Vale. Cioè, praticamente una volta che ti fai tutti i nemici non ce ne sono più. Io pensavo rinascessero. Shira, sto osservando l'epicentro dell'esplosione. È qua che è iniziato il crollo. Dubito che McCain sia sopravvissuto. Non mi servono i tuoi dubbi. Mi serve lui vivo. Ah, un punto esclamativo, è vero. Venite qua. Punto interrogativo, qui c'è un altro. Scusa, facciamo una cosa, facciamoci prima McCain e poi veniamo qua. Qua dice di entrare in un'altra area. Facciamo un'altra. Eccolo qua. Madonna, che bello sto gioco, madonna. Spettacolare sto gioco, madonna. Con le mie bangalovesen si sentiranno pure i zampetti degli scarafaggi. Gli posso impostare le frequenze come farebbe Brian, io lo faccio al telefono però. No, ne basterebbero 4 in realtà. Ma sai quanto io. Ma voi ve le ricordate le Sharkoon, quelle col true surround? Ma pesavano 3 quintali. Io ce le avevo. Belle cuffie. Bisogna cercare di fare headshot. È finito. Quale? Ah, lo sto usando pure io. Qui c'è una casa. Dove? Aspetta. No, se ci sono, se ci passo di sopra, sì, perché c'era per terra sto materiale. No, ci devi passare di sopra. Ok,
Qui ce n'è un altro, venite. Venite qua. Ce ne sono 100 qua di ferro dove sono io. Qua. Dai, possiamo proseguire. Qua, guarda. Dove sto sparando? Quando volete proseguiamo. Aspetta un attimo. C'è un cazzo. Attenzione di lato. Sei scattato? Pure io sono scattato. E la Madonna, che cazzo è? Minchia, c'hanno... Mi sa che dobbiamo andare un po' più lentini. Che mi hanno spaccato. Brian, attento che siamo dietro noi. Via, 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 via. Oh, questo non vuole morire però. Gino, ha provato a risollevarti, ma... Vai che l'ho congelato. Sono a zero.
fatto. Porca puttana. Cioè, questo non vuole morire, non so come devo fare. Minchia. No, no, non mi fate ammazzare, non mi fate ammazzare. Vi arretriamo. Cioè io sto scappando, sto tornando indietro. Dai, il capitano è morto. Aspetta che ammazzo questo. Aspetta che arrivo. Arrivo. Via. Minchia, sono dietro. Ma come cazzo facciamo a sparargli? Sto cercando di cecchinarli. Bastardo. Ho finito le munizioni, cazzo, devo andare a riprenderle. Avviciniamoci. Sì, possiamo avvicinarci, dai. Qui c'è un altro. Livello 7. Sì.
Aspettate che mi sistemo. Pistole, manco a pagare. Non mi avete fatto spendere il punto. Era dietro. Per quale motivo è tutto così caldo? Ah, qua c'è il boss. Shira, cos'è quello che vedo? Una specie di gigante che cammina. Abbassa la voce, Outrider. Non vorresti che ti notasse, credimi. Ne spazza via centinaia in un secondo. Persino le mutazioni fanno attenzione. Ormai è quasi sgombro! Bisogna scavare, ci siamo quasi! Fermo, sei sotto tiro! Aspetta, aspetta! Non sparare! Siamo tutti sulla stessa barca! Ti corro! Tenente McKay! La stessa barca! Tutto bene! Beh, sono vivo! Grazie, soldato! Non c'è di che! Adesso, liberiamo gli altri uomini! Che l'ha ucciso? Cazzo, mi prendi in giro? La guerra è guerra. Credevi ci saremmo... La guerra è guerra. Vorrei tanto sapere perché mi metto sempre in mezzo. Sono morti tutti. Un attimo solo quanto mi metto sto cazzo di punto abilità. Riduce il tempo di recupero delle abilità artiglieria del 15%. Questo qua mi potrebbe interessare. Pigliamo il teletrasporto e poi volete andare a farvi l'altra missione prima? E allora teletrasportiamoci, dai. Sì. Basta che premi accetta. No, e praticamente andiamo a consegnare questo e ci facciamo poi quell'altra secondaria. Un certo dottor Abram Zaedi. Beh, ti dice, tieni d'occhio la minimappa in cerca di missioni secondarie. Mercanti, altro ancora.
Andiamo a parlare con la tizia. Dov'è? Di qua. Grazie ancora per aver preso Chiaggi. Dicono che il gran maresciallo. Dicono che i seguaci. Voglio essere informata quando i gruppi di ricerca avranno... Ho un po' da fare al momento. Che cosa vuoi? Il tuo tenente è morto. Almeno dimmi che è morto da eroe. Certo, sai quello che vuoi sentirti dire? Si è dimostrato un vero cazzo di eroe. Comunque sia andata, ricordati che siamo in guerra, Outrider. Tutto si può perdonare. Fino a che non vinceremo. Credi davvero che vincere conti ancora qualcosa? Allora, che mi prendo? Mi prendo... potenza di fuoco, frammentazione, permette di lanciare mine extra prima di attivare... Cosa ci fai ancora lì? Muoviti! Solo in momento di riposare. Che il cielo vi aiuti quando non ci sarò più. Chi cazzo manderà avanti questo posto? Cosa ci fai ancora lì? Muoviti! Solo i morti hanno il diritto di riposare. No, dobbiamo tornare sul campo di battaglia per fare quella missione secondaria. Qua, venite. È bello. E qua. La Brian Neccia. Si è bloccato. No, perché sei lento, è per quello che si è bloccato. Proviamo. Aspetta e provo a reinvitarti. Ho sempre il solito problema. Vai. Vai, ti ho mandato l'invito. Questo non è un gioco per Brianiti.
Quale triangolino? Apo. Solo tu lo puoi sapere. Tipo cyberpunk. Qual era? Ah, Anthem, ma in teoria questo qua non è neanche un gioco come altri. Oh, loro lo presentano come un gioco, diciamo, single player e giocabile in co-op. Non è un gas. Anche se lo sembra. Oh, zitto che forse ti fa entrare. Che dice ingresso partita. Cambia. Allora, loro dicono che non è un gas. Cioè, praticamente l'endgame è andare a fare pezzi epici, ste robe qua. Però effettivamente lo sembra, perché alla fine fai l'equip, c'hai le skill, lo puoi fare in co-op. Quindi non capisco perché dicono di no. No, io ti vedo sempre ingresso partita. Ah, eccoti. Però non ti vedo. Ah, sei a casa di Cristo e muoviti, dai. Anzi, aspetta che facciamo partire. Vai. Andiamo da questa. In poche ore grazie alle stampanti 3D. Sono fermo all'80%, la ci va a crescere. Ecco, 100%. Carichiamo.
C'è una zona nuova. Aspettate che guardo un attimo la mappa. Noi siamo qua, bacino del fiume. Minchia. Questo è un po' su. Qualcosa da raccogliere qua. Quando volete proseguiamo. Ah, ma vaffanculo. Bisogna andare di corpo a corpo con questi.
Via. Aspettate che arrivo. Chi è là sotto che è ferito? C'è materiale. Ah, qui c'è l'oggetto per il negozietto dei cosi. Ci possiamo teletrasportare. Ah, il negozietto dei souvenir. Come cazzo dobbiamo chiamare? No, ma l'ha dato a tutti. Penso l'abbia dato a tutti. Scusa, andate nel menu del inventario. Aspetta, questo che cos'è? Titanio, frammenti, dove? Arriviamo. Vabbè dai, andiamo a sta città. Devo premere su se non sbaglio. Marotta. Maronna che bella. Maronna che bella. Sì, questi sì. Dobbiamo andare al negozio a consegnarlo sto coso. Eccola qua, infatti mi dà la non vi dà la missione qua, ho visto. Se vedi Gutman, i ribelli si sono presi tutto ciò che avevo. Senza ricordi del passato, il futuro ha poco senso. Se dovessi trovare qualsiasi cosa della vecchia terra, c'è una casa che mi aspetta. Il disco olografico.
ricordo di questi. Un tempo credevamo che sarebbero durati in eterno, che le generazioni future li avrebbero visti. I nostri film, le nostre storie, come vivevamo e amavamo. Ora è come se non fossero mai esistiti. Chi è che è ansia? Armamentario distruttivo. Attivando la minigun ottiene un bonus del 20% alla resistenza. No, se... ricordi del passato. Non credo, sai. Le trovi andando in giro. Aspettate un attimo, vediamo se nella cosa c'è mappa missione. Allora, c'è una missione selezionabile. Se voi aprite la mappa, si chiama regolamento di conti. La porta è in giallo. Ah, c'è un'altra pure qua. Forse no, non si capisce un cazzo sta mappa. Dammi qualcosa di decente. Allora, se tu apri il mappa della missione in alto, diciamo alla destra di fronte devastato, non hai un'iconcina e se ci clicchi sopra dice bivio, missioni selezionabili, regolamento dei conti. Dovresti teletrasportarti forse. Ma ne porta una anche qua sotto. E infatti porta missioni selezionabili, terra infirma e una. Ma dove sono? Io non le vedo. Aspetta che faccio un giro. Da qui... Qui si può scendere forse. Segugi sembra un mattatore. La situazione li ha spazzati via. Lo so, dovrò aiutare a dare una pulita. Scrostare la livella dai muri non è mai stato così bello. No, non c'è niente qua sotto, infatti. Niente, l'unica cosa è che si vedono i punti esclamativi, ma noi qua non vediamo niente. Quindi probabilmente non c'è. Qui c'è qualcosa da leggere. C'è scritto qualcosa. Niente, andiamo a parlare con Jacob, poi si vede al massimo. Infatti dobbiamo andare... Però lo vedi che le missioni disponibili le dà tutte, sembrano tutte fatte. Qua, è a Rift Town.
fa caldo questo buco di merda. Certo, sempre meglio di dover schivare il proiettile. E ancora una volta Dabrowski ha superato se stesso. Wow. Hai mantenuto il mio blindato in funzione per tutti questi anni. Beh, ho rimosso i sistemi degli AI e bypassato le celle di grafene. Mi è costato 20 bottiglie di vodka in parti, ma ora va con qualsiasi cosa. Diesel, acquarante, persino patate. Se soltanto qui avessimo delle patate. Wow. Hai ancora della musica? Musica? Ehi, i componenti elettronici non vanno. Niente musica, niente di niente. Ma in qualche modo tiriamo avanti. Troppo lento, io non sono abituato più ad aspettare così tanto. Oddio. Ma guarda che grafica, guarda, guarda. Ok, Doc è nella torre radio sulla collina. Ma i bassi fondi sono infestati da bastardi sdentati e da battute di ribelli che hanno attirato quelle cose mutate. Aspetta, di che razza di cose mutate parliamo? Ehi! Resterò sui tetti, vi controllo dall'alto. Buona fortuna. È vero. Ehi, quell'affare è il motore della Flores, vero? Un diario. Praticamente ci siamo spostati di qua. Ah, potrei personalizzare il blindato. Fai in modo che il blindato faccia paura. Ma non ho comunque skin di Puppo. Solo cambiare il colore. No. Qui c'è un po' di roba. La zona brulica di ribelli. Devo toglierli di mezzo. Arrivano i tizi. Perché mi voglio... Ah, un ecco... Eccolo qua.
No, qua siamo. Dai, ora che ho potenziato doppia granata. Io lo sto per fare il set, l'otto. Ma cazzo, l'ho sbagliato. Dai, mi rianimo io. Fatto il giro. Ora scendo, però non posso fare un cazzo da qua sotto. Cazzo, è ammazzato che sono ancora tutti vivi.
Uno l'ho fatto. Riesco a vederlo. Punto abilità livello 8. C'è qualcosa da raccogliere qua. C'è una cippa. Aspettate che mi controllo l'equip. Poi ci sono una marea di encomi. Sei. Dall'altro lato forse. Ah, mi dà qualche merdina sicuro. Infatti robaccia mi ha dato, aspetta. No, niente.
possiamo proseguire. Vedi? Ah, ecco qua, guarda, qui c'è del materiale. No, qua dove eravamo prima? Qua, qua, dove sono io? L'anomalia. Qua non c'è una ceppa. Via, 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 via. Che a Brian dove ti sei messo? Io scappo.
Ma cazzo, ho finito le munizioni. Oh, non moriva. Aspettate che faccio. Ok. Aspetta che ti rialzo. Via, 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 via. Ma Brian, tu dove cazzo sei? Aspetta, stavo cecchinando. Cazzo! È andato. Madonna santa. È vero che vieni dalla Terra? Com'era? Oh, non come immagini. La mia generazione sapevamo che la Terra era spacciata. Uccidevamo per sopravvivere. Per ottenere un posto sulla Flores. Ora zitto che devo felici, ho sbloccato una bella cosettina da mettere. Aspetta, aspetta che arrivo. Documentos. Note. Interessante. Bello, proprio. Ah, venite qua. No, qua non c'è un cazzo. Niente, non c'è un cazzo. Qua dalla parte dietro, Brian.
Finalmente una pistola. Però è unica sta pistola. Hanno colpi infiniti. Quando li finisci c'è quello, non c'è altro. Allora, di abilità, questo che fa? Premi il pulsante abilità per equipaggiare un lanciarazzi. Minchia, bello, tieni premuto. Bello questo. Quando volete andiamo. Ecco qua, checkpoint. Chissà da cosa c'è. Facciamola, dai. Visto che c'è. Caricato un po' male.
Ah, muori. C'è qualcosa. Che poi non abbiamo attivato manco la missione secondaria. Storico è storico ispirazione. Ok, va bene. Eccolo qua, c'è il teletrasporto. Però per ritornare là sotto dobbiamo tornare al convoglio e poi andare a Rift Town. Capace che in ogni mappa c'è sempre una missioncina di queste qua di raccolta. E poi dobbiamo parlare con sto scemo qua. Quindi questa era First City. Sembra una città fantasma. Che è successo? Qualche genio ha deciso di svegliare mezzo milione di persone quando a stento avevamo viveri per noi. E li ha messi in una città pensata per 50.000 abitanti. Immagina com'è andata a finire. Persone pressate come sardine a fare la fame, crepare nella propria merda come in una baraccopoli. E senza un riparo da quella cazzo di anomalia. Ma appena ne sono morte alcune migliaia, sono scoppiate le rivolte. Quindi, gli insorti hanno distrutto tutto. No, abbiamo distrutto tutto noi. Aspetta, sto leggendo sto dialogo. Ah, sto scemo. Dobbiamo andare. Dobbiamo dirgli di preparare il blindato e andare a Rift Town. Sì. Ok, viaggio iniziato. Minchia, ho sbloccato un'abilità. Praticamente se tieni premuto ti sblocca un'arma tipo il mitragliatore pesante oppure ti sblocca il lanciarazzi se lo premi una volta. Sì. Madonna, che bello. Madonna, che bello sto gioco. Due ore per caricare. Andiamo da Madame Bovary, là, come si chiama. Grazie ancora per avermi visto. Dicono che i Segugi siano stati sterminati. Capitano Reiner è morto. Sì, e tanti saluti.
senza ricordi del passato. Zitta. L'Apollo 11. Ricordo dei vecchi filmati di quell'uomo che cammina sulla luna. Lo mandavano all'infinito al centro di reclutamento, mentre mi valutavano... Saltalo. Per motivarci, credo. Beh, atterrare su una roccia nello spazio per la prima volta fu comunque una vittoria. Come nessuno può negare che aver attraversato lo spazio profondo fino a qui sia stata una vittoria. Solo che più si vive, più una vittoria diventa una sconfitta. Ah, potenza di fuoco, penetrazione. Poi c'è questa veste da spirito, livello 12. E poi quest'altra. Ah, sono indeciso. Dipende se nel blu ho qualche skill che mi interessa. Siccome alcune sono belle potenti. Ora non so quale ricompensa prendere. Mannaggia. Di proiettili infettivi. Questo è 302, 370, 214. Niente, mi prendo l'armatura, dai. Ti dà roba potente questa. Se non fosse per la guerra. I ribelli si sono presi tutto ciò che avevo. Che mi dici di tua figlia? Non può aiutarti? Hanno preso anche lei. Allora, qua come fucile da gecko. Dicono che il Gran Maresciallo Gutmann abbia trovato una nuova mutazione. Ho sentito. C'è chi dice che sia un disertore dei ribelli e stia facendo la spia per noi. Cazzo, forse le cose gireranno finalmente per il verso giusto. No, aspetta, non stiamo seguendo.
bel coraggio a stare qui con quella roba da... Vabbè, buonanotte. Sa che abbiamo fatto nelle nostre vite passate. Cazzo devi comprare? I mercanti si lamentano che gioco a ribasso. Sfigati. Tanto sta le robe che hanno qua fanno cagare. Sono tutte verdi. In offerta c'è un pantalone blu, ma non mi interessa. No. È bello rivederti. Sarai felice di sapere che i segugi si cagano ancora addosso a venire qui.